Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad affrontare il Bosco Girandola, quindi lo oltrepasseremo, e arriveremo molto probabilmente sia al Ponte Freccia Luce che alla città di Austropoli. Allora, la nostra squadra è questa per adesso. Abbiamo Pidava a livello 18, Oshawott a livello 20, Pignite a livello 23, Scraggy a livello 13 e Snivy a livello 21. Ovviamente metteremo Scraggy davanti, perché si deve allenare, e se vi state chiedendo perché sono aumentati così tanto di livello rispetto alla scorsa parte, specialmente tre starter, è perché, come vedrete qui, li ho già usati per fare le uova, quindi inevitabilmente sono saliti un po' di livello nella pensione Pokémon. Ora vi faccio vedere, eccoli qua. Abbiamo già tutte le uova dei nostri starter. Abbiamo anche, eccoli qui, ho revitalizzato i fossili, quindi abbiamo Tortuga, e ho fatto un ovetto, e Arcanine, e ho fatto un ovetto. Poi piano piano li evolverò. Li evolverò probabilmente tutti insieme. Questi sono per adesso i Pokémon che abbiamo di quinta generazione, come vedete sono questi. E il Pokémon che ci manca di quarta, tecnicamente, sarebbe Victini, perché vedete qui c'è un posto libero, sarebbe Victini, o meglio è di quinta Victini, scusatemi. È il primo Pokémon, il numero uno del Pokédex. Lo prenderemo più avanti, non temete. Detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi del Bosco Girandola, del Pokémon che prenderemo in questa parte che sarà Swaddle, che tra l'altro a me piace un casino, specialmente la sua evoluzione, e appunto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video a tutti i vostri amici appassionati di Pokémon che potrebbero gradire questo videogioco. Allora, abbiamo davanti Scraggy, direi di andare. Tra l'altro sta tenendo ancora il condivido esperienza. Vamos, ci saranno un bel po' di allenatori da affrontare. Spero che tu sia pronto, ci dice questo allenatore. Lo speriamo anche noi. Homer. Perfetto, abbiamo incontrato il padre dei Simpson. Allora, vediamo se riusciamo a buttare giù questo Roggenrola con un Break Break. No, va bene. Rafforzatore, ok. Andiamo ancora di Break Break. Speriamo che non fallisca. Perfetto. Con questo Scraggy mi sa che salirà a livello 14. E abbiamo sconfitto Homer. Allora, qui abbiamo una lotta in doppio. La faremo con Scraggy e Pidav, che è l'altro Pokémon che deve allenarsi. Andiamo. Ah, un allenatore. Andiamo, Kentaro. Attenzione, Miura. Proprio lui? No, evidentemente no, dato che è morto, quindi sarà difficile che si trova qui. Almeno è morto, giusto? L'autore di Berserk. Allora, andiamo di Brick Break. Facciamo full focus su uno. Aero Assalto e Brick Break. Perfetto. Pure colpo critico con Breccia. Ah, Scraggy ha... cos'è? Agonismo? No, com'è quell'abilità lì? Az. Quasi ucciso il nostro Scraggy, però dovremmo riuscire a tirarlo giù anche questo Timbur. Perfetto. Scraggy, tra l'altro, è un altro Pokémon di Ash che non si evolve. In quinta generazione ha un sacco di Pokémon che non si evolvono. Davvero un peccato. Allora, andiamo a curare il nostro Scraggy con una pozioncina e proseguiamo. Una funzione molto utile che hanno messo in Pokémon Scarlatto e Violetto è l'autocura. Quella è davvero figa. Cioè, tu clicchi su un Pokémon della squadra, cioè vai in Pokémon... Evidenzi un Pokémon della squadra, clicca il pulsante meno sulla Switch e quello si cura automaticamente usando gli strumenti nello zaino. Quella molto molto figa. Andiamo di Headbutt su Cotton E. Ancora Headbutt. Ah, paralizzato. Peccato. Ok, qua tocca sostituirlo perché me lo sta disintegrando. Mandiamo Pidav. E Pidav invece si deve ancora evolvere. Pidav è uno di quei Pokémon invece che si evolverà fino allo stadio finale, insieme a Swaddle, che diventerà un Livanni. Perfetto, Pidav a livello 19, Petidil, lasciamo ancora Pidav, e andiamo di Aero Assalto. What did I just say? Mi spiace. Allora, andiamo a curare di nuovo il nostro... bello Scraggy qui, che avrà il suo bel da fare in questa parte per non crepare male. Allora, ho preso magari un'antiparalisi, vediamo. No, non sembra. Ok, per lo usiamo la full heal. Perfetto, proseguiamo.
Prima di andare nel bosco girandolo andiamo ad affrontare questi tre allenatori. Per favore, vacci piano con me, ci dice questa ragazza. Questa lady, Roma Lady, profumina in italiano se non sbaglio. Oh, Munna, ok, potremmo andarci davvero molto forte con Munna. Andiamo di payback. Speravo di poterla uccidere in un colpo, a dire la verità. Andiamo quindi di full deal. Ok, lì c'ho scudo. Andiamo ancora di payback. Ce ne mette un po' per salire questo Scraggy. Un Wubat ce l'abbiamo già. Quindi possiamo fuggire sperando che ce lo faccia fare, sì. E possiamo andare a sfidare questo bulletto. Ia! Allora, Zachary. Zachary Levi. Molti di voi lo conosceranno come l'attore che ha fatto Chuck. Oppure l'attore che ha fatto Shazam. Allora, andiamo di Headbutt. E si protegge Venipede. Ok. Andiamo ancora di Headbutt. Però lui somente la difesa. Cambia un Pokémon. Mandiamo Pidab. Ma siamo qui a forzare una battaglia che durerebbe 3 ore contro questo Pokémon che continua ad aumentarsi la difesa. Andiamo di volo così facciamo fallire anche il rotolamento. Ecco. E poi volo. Addio. Ah, per un punto. Peccato. Facciata vorrebbe imparare. Vediamo un po'. Se aumenta, raddoppia la potenza di questo attacco, se ha un problema di stato il nostro Pokémon. Non è male, eh? Non è male, ma io preferisco Headbutt a questo punto. Anche se in realtà Headbutt potrebbe far tentennare l'avversario. Quindi non è affatto male. Lasciamo per adesso Facade nelle retrovie. Allora, Diddypup, cambiamo Pokémon, ma andiamo Scraggy. Tra l'altro era molto bellina la musica, la soundtrack, la colonna sonora, chiamatela come volete, di Zefiropoli. Molto molto bella in questo videogioco, intendo. L'hanno ricreata molto bene. Oh crap. Vai, full heal su Pidav, diamogli anche una pozioncina. Ecco fatto, e si continua. Altro Pokémon selvatico, vediamo un po' chi c'è. Oh, Venipede, questo ci manca. Quindi possiamo prenderlo. Bag. Quick Ball. Ottimo. Ora ci manca solo Wirlipede, se non sbaglio, si chiama la seconda evoluzione per completare questa linea evolutiva. Tra l'altro molto bello Venipede. E difficilmente i Pokémon che lo otterranno li sbagliano, eh. Difficilmente li sbagliano. Timepole. Mi spoilero che potremmo prenderne uno molto presto di Timepole. Allora, andiamo di Headbutt. Ah, vedete? Vedete il tentennamento che è molto utile rispetto a facciata. Poi altro Timepole. Noi siamo a più uno di attacco nel frattempo. Andiamo ancora di Headbutt. Minchia, più uno di attacco l'ho shottato, ma che è? Ora siamo a più due. Ed infine altro Timepole, ovviamente non cambio Pokémon. E andiamo ancora di Headbutt per shottarlo di nuovo. Oh no! Mi spiace. Qui sotto non sembrano esserci altri strumenti, quindi proseguiamo lungo il bosco girandolo. You seem strong, be careful in there, ok. Salve, lotta in doppio. Vai. Mayo e Mei. Va bene. Eccoli qui, Swaddle. Bellissimo Pokémon, gli early design, davvero molto bello. Allora, andrei di Headbutt su uno e aerossalto sull'altro, perché penso che con aerossalto riusciamo a shottarlo, infatti. Headbutt invece ovviamente no. Bene, andiamo ancora di questa volta payback e aerossalto. Tanto Pidab farà il suo dovere. Oh no, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Dicono quasi sempre questo quando battiamo i tizi in doppio. Allora, vediamo di qui cosa c'è prima. Non spaventarmi così. Sono tutti cagati sotto gli allenatori in questa regione. C'è Trip che è razzista contro quelli che vengono da canto e gli altri allenatori che invece sono tutti cagati sotto. Payback.
Ipnosi fortunatamente fallisce, andiamo ancora di payback. E Scraggy sale a livello 18. Ok, sto bene. Va bene. Qui sotto vediamo un po' cosa c'è. Oh, eccolo lì, Siwaddle. Hunting away. Ok. Va nel campo P-Dub. P-Dub potrebbe darci qualche problema con Scraggy, eh. Quindi cambia un Pokémon e mandiamo il nostro di P-Dub. Ah, con mi sguardo. Ha provato ad abbassarci la difesa, ma non ci è riuscito. Qui che attacca, va bene, ce lo prendiamo. Noi rispondiamo con un aero salto, che ha fatto pure brutto colpo, e poi andiamo noi di qui che attacca. Vorrebbe imparare Bullo. No, non ci interessa. Purloin. Purloin invece dovrebbe essere tipo buio, se non ricordo male. Quindi una bella breccia dovrebbe fargli parecchio male con Scraggy. Vai, Brick Break. Infatti. Eccolo qua il nostro Siwaddle. Pronti a prenderlo? Ma certo che sì. Ed ora tocca vedere quale Pokémon bisogna lasciare giù però. Perché per Siwaddle chi lasciamo in panchina? Beh, sicuramente non P-Dub perché ci servirà per volo. Qua è da vedere, eh. Tanto qui troviamo una bella super pozione. Allora, passando da questa parte, oppure no, torniamo direttamente volando qui, a Zefiropoli. E andiamo a vedere il nostro P-Dub. Il nostro Siwaddle, scusatemi. Andiamoci una curata veloce. Sicuramente nei commenti potrete dirmi chi Ash sostituisce della squadra. Io per adesso sostituirò Snivy, ok? Lascio un attimo giù Snivy. Ma voi ditemi nei commenti in caso lo riprendo nell'episodio successivo. Allora, Venipede. A me non mi interessava vedere Venipede in realtà, volevo solamente vedere il suo numero per metterlo a posto giusto. A parte che avevamo già Squalipad, quindi basta metterlo qui. Ecco qui. E Snivy per adesso lo lasciamo qui, anche se non è al suo posto. Poi lo metteremo via giusto. Guardiamo un'occhiata a questo Siwaddle. Allora, natura gentile. Aumenta quindi l'attacco speciale e diminuisce la difesa. No, aumenta la difesa speciale e diminuisce la difesa. Vabbè, lo trovo abbastanza inutile. Tanto non ci interessa che questo Pokémon attacchi forte. Allora, mille bave. Foglie lama. Azione e Bug Bite con Leo Morso. Non so niente male queste mosse. E penso che sia anche giusto a questo punto sostituirlo con il Pokémon di tipo Erba. Dato che è Erba Coleottero. Quindi per adesso Snivy lo lasciamo qui. Poi in caso scrivetemi nei commenti se conviene sostituirlo con qualcun altro. Scrivetemelo tranquillamente. E quindi torniamo là. Guarda, la musica di Zefiropoli è davvero bella. Molto catchy. Allora, stavamo esplorando questa zona, no? Però vediamo se prima qui sopra c'è qualcosa. A questo punto io toglierei condividi esperienza da il buon Scraggy e lo metterei su Siwaddle. E vediamo di riuscire a fare qualcosa. Burg is over there somewhere. A nobody like you shouldn't disturb him. Ok, ci dice che appunto Burg, ovvero Artemiso, il capopalestra di Austropoli, è lì da qualche parte. Un nessuno come te non dovrebbe disturbarlo. Niente. Quindi non possiamo andare lì. Oh, Galvantula, attenzione! Attenzione, adesso riusciamo a prenderlo. Galvantula, altro Pokémon molto bello di quinta gen. Ma come vi dicevo, i coleotteri difficilmente li sbagliano. I coleotteri sono quasi sempre molto belli. Sono gli altri tipi che purtroppo sono andati un po' maluccio. Siwaddle già sarà a livello 15. Eccolo qua. Elettro Coleottero. Molto bello Galvantula. Proseguiamo. Quindi dobbiamo obbligatoriamente andare da questa parte. Abbiamo preso il nostro Siwaddle e qui abbiamo un Petilil, altro Pokémon nuovo di quinta gen. Andiamo a catturarlo. Quick Ball.
Se riusciamo a prenderlo, vediamo se la Quick Ball fa ancora la sua magia. L'ha fatta. Perfetto, ditemi qual è il vostro Pokémon preferito di tipo coleottero di quinta gen. Perché c'è di imbarazzo della scelta, effettivamente, eh? Tra Galvantula, Livanni, Venipede, Squalipede, anzi, ce ne sono un bel po', eh? Di belli. E qui abbiamo anche Wirlipede, la sua evoluzione, cioè l'evoluzione nel mezzo. Adesso riusciamo a prenderla. Vai ancora di Quick Ball. Tra l'altro, così facendo, si Waddle, si fa anche dei livellini. Niente male. E andiamo, preso. Preso anche questo. E Sivaddle si è fatto due livelli gratis. Veleno, coleottero. E abbiamo quindi completato la linea evolutiva di Wirlipede. O Wirliped, che dir si voglia. Un altro Galvantula qui, davvero, hanno messo un botto di Pokémon interessanti. Azz. Ok, stavamo per essere tritati male. E si Waddle effettivamente finché non si evolve. Un po' così, eh. Hello citizen! Cioè, salve cittadino. Pansage, perfetto. Perfetto per si Waddle. Andiamo di Coleo Morso, dovrebbe essere super efficace. Ah, sfuriate. Fortunatamente non ci fanno troppo danno. E fortunatamente colpisce solo due volte. Andiamo ancora di Bug Bite. Non paralizzarmi per favore, grazie. E siamo quasi a livello 17. Proseguiamo. Mega Ball. Vediamo un po'. C'è un'altra allenatrice lì. Sembra molto il Bosco Smeraldo, questa conformazione del bosco. Ricorda anche a voi il Bosco Smeraldo, il bosco, il primo bosco Pokémon di prima gen, praticamente. Un altro Venipede. Fuga. Ah, non possiamo fuggire. Dai, 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 fuga. Niente, oh, non ci lascia fuggire, grazie. Già che ci siamo, anche diamo una pozioncina al Sewaddle, deve essere full per riuscire a combattere bene. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi si trova. Galvantula. Non mi fanno mai fuggire. E mi shottano con un colpo critico. Grazie Pokémon. A questo punto dobbiamo vendicarci e mandare quindi il buon... No, volevo fare aerosalto. Vabbè, ho sbagliato. Allora, usiamo un revitalizzante, non è un problema. Tanto ne abbiamo 72. E una pozioncina. Perché si Waddle si deve allenare, altrimenti sarà completamente inutile. Vai. What do you think of the forest? Cosa ne pensi della foresta? Beh, l'ho già detto prima, sembra molto il Bosco Smeraldo, cara Eva. Wubat, ok, questo non va bene, perché si Waddle, essendo quello 8 erba, prende 4 per da volante. Quindi sostituiamolo subito. Mandiamo in campo Pidav. Air Cutter, ok, dovrebbe reggerlo abbastanza, sì. Andiamo di Air Assalto. E di nuovo Air Assalto. Basta che non faccia brutto colpo. Fatto brutto colpo. Lo sapevo io. Air Cutter ha anche più probabilità di fare brutto colpo, quindi oh, ci attacchiamo e va bene così. Mandiamo in campo Oshawott. E andiamo di Air Assalto anche noi. Giustamente non è stab, quindi... Che culo però, eh. Che culo. Non è stab, quindi fa meno danno rispetto a Pidav. Wubat. Sostituiamo e mandiamo Pignite questa volta. Questo Wubat ha fatto davvero un macello. Con rimonta, cioè, mi ha portato un PS il povero Oshawott. Altro Wubat, lasciamo Pignite. Che ormai è fortissimo, andiamo di Flame Charge. Attualmente è il nostro Pokémon di quinta gen più forte. E lo sarà per un bel po' di tempo in realtà. Ora andiamo a curarci di nuovo. Ecco qui. Pozioncine. Lasciamo Sewaddle davanti. E Pidab per adesso va bene così. Proseguiamo. Oh, Swaddlon! Bellino lui, è l'evoluzione di Sewaddle. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Per il Living Dex ovviamente. Oh, cattura critica. Bella lì la cattura critica. Ottimo. Sta andando molto bene il Living Dex di quinta gen, eh. Molto molto bene.
E si prosegue. L'encounter rate in Pokémon Fire Ash è altissimo, come vedete. Non so se riusciamo a batterlo. Proviamo con Bug Bite. Dovrebbe essere super efficace, infatti. Razor Leaf non dovrebbe farci nulla. E quello era pure un colpo critico. Ma buono, dai, ci prendiamo un po' di esperienza gratis. Che per Siwaddle non è niente male. Ok, arriviamo qui. Allora, mi sa che andando verso il basso, forse si. No, non si continua, ok. Si va a prendere quello strumento, quindi andiamo immediatamente qui. Altro Wubat. Andiamo di fuggire, grazie. E altro Pokémon selvatico. Un Patrat, che abbiamo già. Però direi di prenderlo per eventualmente farlo evolvere in Watchog, così da averlo subito, senza dover poi andare a cercare Watchog. Anche se penso che Watchog si potrà trovare selvatico, eh. Ma tanto, ci è capitato un Patrat a livello 16, direi di prenderlo senza troppi problemi. Ok, andiamo a sfidare questo allenatore, vediamo che Pokémon ci esce, un altro Wubat. Fuga. What are you doing here? Cosa stai facendo qui? Boh. Sto solamente andando avanti nella mia avventura di allenatore Pokémon. Yeah! Allora, qui mi sarebbe servito Siwad, PW, volevo dire. Mandiamo Oshawott, che ha Aero Assalto. Poison Tail, avvelena? Fortunatamente no. Andiamo di Aero Assalto, super efficace, non muore ovviamente. Questa volta mi avvelena, vero? Che culo. Che culo che non ci ha avvelenati. Con due veleno coda non ci ha avvelenati. Timbur, tipo lotta? Tipo lotta. Quindi io lascerei Oshawott. Ecco, Timbur è un altro di quei Pokémon che al primo stadio è abbastanza buono, carino. Poi l'evoluzione me non piacciono, specialmente quella finale Gurdur è davvero orribile per quanto mi riguarda. E abbiamo sconfitto anche Nicolas. Oshawott ovviamente non si può evolvere. E si prosegue. Si va a prendere questo strumento. Un altro Patrat molesto. Fuga. Una netball, quindi una rete ball. Vabbè. Potrà tornare comoda. Oh, Gotytail, Pokémon super raro in questa zona. Adesso riusciamo a prenderlo. Vediamo un po', eh. Sarebbe un bel boost per il nostro Living Dex avere direttamente un Gotytail. Subito. Vediamo un po'. Cacchio, però se non funziona la. Se non funziona. Bug Bite o forse lo shot? No, dovrebbe essere. Spettro lei, non buio, giusto? Andiamo con Razor Leaf. Confusione, ok. Razor Leaf di nuovo. Play nice. Mi diminuisce un botto l'attacco, ecco perché non va l'attacco. Tickle. A quantomeno sono di attacco. Ho paura di fare un brutto colpo, sinceramente. Quindi proviamo a catturarla di nuovo. Andiamo con una Ultra Ball. Anche se più avanti potremo trovare comunque le pre-evoluzioni di Gotytail, eh. Però già prenderne uno adesso, guarda che non è niente male. Dai, dai, dai. Niente, continua ad abbassare. Adesso basta che mi tocchi e esplodo. Con tutta la difesa che mi ha abbassato. Tickle. Beh, sostituisco, dai. Non ha molto senso continuare a giocare così. Andiamo con. Mandiamo avanti Pikachu. Solamente per tankare i colpi. Ok. Solamente invece di tank. Eccolo. Ci siamo risparmiati proprio. Nel turno giusto, eh. Ci siamo risparmiati il buon Siwaddle. Anche se comunque lui ci aveva abbassato la difesa, non la difesa speciale, quindi probabilmente non ci avrebbe manco shottato con Psybeam. Andiamo ancora di Ultra Ball. Prima o poi lo prenderemo questo Gotytail. Prima o poi entrerà nella Pokéball, no? Forse le Level Ball funzionano anche meglio, vediamo. Di una Ultra Ball. Oh, cattura critica! E qui c'è del godimento, eh. Qui si gode. Con la cattura critica si gode. Astral Body Pokémon.
Bene, bene, bene. Io direi di salvare, tirare un bel seiellino qui, che abbiamo preso un botto di altri Pokémon, e proseguire. Wubat. Fuga. Galvantula. Vediamo se possiamo fuggire. O dobbiamo star qui a romperci le balle. Dobbiamo star qui a romperci le balle. Elettrotena. Ok, questa volta però possiamo fuggire. Buono. Altro Pokémon, come vi dicevo, l'encounter rate in questo videogioco è altissimo. Sigwaddle, che non abbiamo, quindi catturiamo. Cioè, che abbiamo già, ma non abbiamo nel Living Dex, quindi catturiamolo. Così abbiamo Sigwaddle, la sua evoluzione, e mancherebbe solo Livanni. Buono. Preso anche il buon Sigwaddino. Sigwaddolino. E Sigwaddle si vuole evolvere? Assolutamente sì. Assolutamente yes. Eccolo qua, Swadlon. Protezione, non ci interessa che impari protezione, quindi no. E proseguiamo. Allora, ora dovremmo rimettere davanti in realtà Scraggy. Così che si alleni un po' anche lui. Vai. Are you watching the surroundings? Stai guardando i dintorni? O stai controllando i dintorni, dato che è un Pokémon Ranger? Molto probabilmente sì. E tra l'altro contro Erdier, quindi un ottimo avversario per Scraggy. Non tanto ottimo, dato che gli ha abbassato l'attacco. Retaliate. Brick Break, super efficace. Senza attacco droppato sarebbe già morto. Buono così. Livello 19 per Scraggy. You are... Ok. Lo stai facendo effettivamente, lo stai controllando i dintorni. Diamo una curata a tutti i Pokémon così velocemente. Ecco fatto, e andiamo. Oh, eccolo di Artemisio, che in inglese si chiama Borg. Che in Pungeon sia un gioco di parole con bug, la parola insetto. Mentre Artemisio in italiano penso possa essere un gioco di parole con la parola arti, perché gli insetti hanno tante zampe, appunto sono degli artropodi, quindi Artemisio. Scrivetemi nei commenti se invece conoscete la vera origine del nome Artemisio. I think we spent enough time making clothes for the Pokémon here, Levanny. Penso che abbiamo speso abbastanza tempo, abbiamo trascorso abbastanza tempo, facendo dei vestiti per i Pokémon che vivono qui, Levanny. È tempo di tornare a casa. Oh, ciao! Sembra che il mio Levanny. Sembra che tu piaccia molto al mio Levanny. Il mio nome è Berg, ovvero Artemisio, e il tuo? Ah, Glacial. Che bel nome, grazie. Quindi, cosa ci fa un giovane allenatore come te nella foresta? Ah, stai andando a Castelia City, che sarebbe Austropoli, per la palestra, appunto, per combattere in palestra. Sembra eccitante. I can assure you the gym will give you a run for your money. Ok, penso che il significato di questo modo di dire inglese credo sia... sono sicuro che la palestra comunque soddisferà le tue aspettative. We should be going now, ora dovremmo andare. È stato un piacere incontrarti, Glacial. Abbiamo quindi incontrato anche Artemisio. Prendiamoci questo strumento, una Star Piece. Quella è una roccia attorno alla quale si può evolvere Eevee Indifion, scusatemi, se volete farlo, ma a questo punto basta comprare una pietra foglia e lo evolvete in quel modo. Hai visto niente di divertente qui? Ma assolutamente no. Pokémon Ranger, chiamane campo Pampurra. Noi abbiamo Scraggy, direi di andare di Brick Break. Ok, sfuriate. Vediamo quante ne fa, due. Brick Break gli ha fatto parecchio male. Water Gun ci fa assolutamente più male di sfuriate. Ma la vittoria è nostra. Ah, tra l'altro sto ancora dando esperienza a Swadron. No, no, basta. Take. Basta condividere esperienza, tu ne hai già troppa. Ok, si può scendere qui quindi. E si può arrivare qui fuori. Are you going into the deeper area? Stai andando nell'area più profonda della foresta, immagino nel bosco girandola. E ma nel campo Pansier. Allora, direi di andare ancora di Brick Break. Non paralizzarmi per favore, grazie. E poi di Headbutt. Ok, sbadiglio. Fortunatamente questa lotta finirà nel turno successivo. Infatti, oh no. Oh no, sì. Qui abbiamo una Silver Powder. Tu sei un'allenatrice? I hear a powerful Pokémon lives here.
Ho sentito che un Pokémon molto potente vive qui. Che strano, chi sarà? E nel frattempo vi faccio vedere chi possiamo prendere con l'amo vecchio. Perché potremmo prendere un nuovo Pokémon qui. Con l'amo vecchio. Vediamo un po' se esce. Eccolo qui. Timpolla. Tra l'altro Ash, se non sbaglio, appunto cattura un Palpitoad. Nella quinta gen. Cattura un bel Palpitoad. Ed è uno dei pochissimi casi in cui Ash cattura un Pokémon già evoluto. Almeno da quello che ricordo. Ecco fatto. E invece con l'amo buono potremmo prendere anche un altro Pokémon che non abbiamo preso qui. Innanzi esce subito, diamogli come sempre tre tentativi. Eccolo, esce subito. Ducklet, la pre-evoluzione di Swanna che abbiamo già catturato. E riuscendo a prendere anche Ducklet, completeremo un'altra linea evolutiva di quinta gen. Buono. Buonissimo. Vuole imparare protezione? Non mi interessa imparare protezione, grazie ragazzi, ma per piacere che volete continuare a impararlo, ma no. Ok, si prosegue. Ora tu cosa mi dici, eh? Cosa mi dici? Hai incontrato Borg? E com'era? Hai incontrato Artemisio? Questo è un culto della personalità totale. Allora, tu cosa vuoi? Vuoi sfidarmi? Non andare lì. C'è un Pokémon molto potente che vive lì dentro. Ah, ok, non possiamo passare quindi. O non possiamo andare qui sopra? Ah, non possiamo andare sopra. Mi blocca proprio. Ok, chi sarà questo Pokémon potente? Big Root. Noi intanto allora proseguiamo da questa parte. E usciamo dalla foresta. Oh no! È Virizion! Ma è qui il Pokémon potente, raga? Ma che è? Ma io non voglio catturarlo ora, Virizion. Io vorrei andare avanti. Oh, c'è Cottonee, tra l'altro. Altro Pokémon nuovo. Quindi catturiamolo. Cioè, nella quinta gen ci ha già dato praticamente, ci ha già tirato in faccia due leggendari. Zekrom, che è ancora nella prima città, pronto ad essere catturato da noi appena avremo i Pokémon ad un livello un pochettino più alto. E Virizion, che non so nemmeno a che livello possa essere. Beh, se lo troviamo qui comunque, boh, immagino un livello consono. Don't go in there, a powerful Pokémon 2S. Ah, ok, infatti era buggato. Possiamo proseguire di qui. Ok. Ah, perché banalmente se lo facciamo girare, perché questo gioco qui funziona che gli allenatori ti bloccano in base a dove guardano, ok? Alcuni almeno li hanno programmati così. Quindi noi avendogli parlato di lato, lui si era girato dal lato e quindi non ci faceva passare da sopra dove dovevamo andare. Quindi potevamo andare direttamente da Virizion. Va bene. Allora, questo credo che sia la ricostruzione del ponte Freccialuce. Un po', beh, ovviamente quello di quinta gen è molto più fastoso. Anzi, maestoso, non fastoso, che non penso nemmeno sia una parola italiana. Oh, Diwott, guarda che bello. Diwott penso che sia forse lo starter di quinta gen, lo stadio evolutivo di starter di quinta gen che mi piace di più. Peccato che poi Samurott non sia proprio il mio preferito, ecco. Diwott è davvero molto bello. Ah, Sousbuck. Pokémon di tipo erba, se non sbaglio. E quindi si beccherà Swadron. Con un bel coleomorso. Eccolo qua, Sousbuck, sì, è il cerbiatto. Tipo erba normale. Eccolo qua, il coleomorso. Di Swadron. E si porta a casa un enorme cerbiatto. E sale pure di livello. Unbelievable, è unbelievable, sì. Qui credo che abbiamo un altro allenatore. Andiamo a curarci. Pozione. Ecco qui. C'è un allenatore? Questo ponte è così lungo. Magari questo ti aiuterà ad andare più veloce. Oh, ci dà un Quick Claw. Questo è molto utile. Tu invece? I'm so glad we came here. Sono così contento che siamo arrivati qui. Non è romantico? Ah, oh, una coppietta qui, eh? Tu sei un allenatore? I can try fishing, but the bridge is too high. No Pokémon will bother biting. Niente, il ponte è troppo alto per poter pescare, giustamente. Oh, e qui c'è Sealan. Glacial. What a wonderful surprise. Che sorpresa fantastica. Dovrebbe essere Spighetto lui, no?
You're surprised to see me here, I'm sure. Sei sicuramente sorpreso di vedermi qui. Well, after our battle, I figured out I needed to explore the world and savor all the dishes life has to offer. Ok, dopo la nostra battaglia ho capito che doveva viaggiare nel mondo e savor penso che sia magari assaggiare tutti i piatti che la vita ha da offrire. I'm sure you've gotten stronger as well. Care to show me? Sono sicuro che tu sei diventato più forte. Anche tu sei diventato più forte. Potresti dimostrarmelo? Ah, e parte una sfida con Spighetto di nuovo. Eccolo qui. Va nel campo Pansage. O Pansage. Andrei di Brick Break. Bullet Seed fa malissimo. Però anche la nostra Brick Break fa male. Ok, inizia a caricare solo a raggio lui. Però non riuscirà a colpire nessuno. E intanto il nostro attacco sale con Scraggy. Poi Dwebble. Dwebble è tipo roccia coleottero, se non sbaglio. Quindi servirebbe un attacco di tipo acqua. Oshawott, è tutto tuo. Vai con Acqua Jet. Super efficace, buono. E poi di Conchilama. E abbiamo battuto Sinan. Delizioso, o meglio Spighetto. Ah, che battaglia deliziosa è stata. All the moves mixed beautifully together into a wonderful meal. Tutte le mosse mischiate in maniera bellissima insieme in un piatto fantastico. Andrò ad esplorare la città. Ho sentito che have a lot to offer for Pokémon connoisseurs like myself. Ho sentito che quella città ha molto da offrire per i Pokémon. Boh, i cuochi Pokémon, credo sia con Wasworth, come lui. Va bene. Vai pure avanti, Sealan. Tu sei un'allenatrice? Castadia City is huge, ovvero Austropoli è grande. No amount of explaining could ever prepare me for it. Non c'è spiegazione che mi possa preparare. Qui abbiamo un sacco di Venipede. Ma che è? È un'invasione. È già successo. Allora, andiamo a cercare il centro Pokémon. Eccoci qui. Ok, è la stessa musica di Zefiropoli, però. La stessa musica che c'è a Zefiropoli. Forse tutte le città di quinta gen hanno questa musica. Allora, prima di dare un'occhiata a quello che è successo in questa città, direi di andare a sistemarci Pokémon nel box, che vi ripeto, a me dà sempre una soddisfazione enorme. Non so per quale motivo. Eccoci qui, sistemare i Pokémon al posto giusto. Abbiamo Ducklet poi che basta metterlo prima di Suanna, giustamente, che abbiamo già. Eccolo qui. Oh, guardate che si sta popolando già il nostro Living Dex, eh? Abbiamo poi Cottonee, 546. Quindi di qua. Poi abbiamo Galvantula, 596. 596, quindi sei qui. Poi abbiamo, questo è il nostro Stanivy, quindi lo lasciamo qui. Abbiamo Petilid, che è il numero 548. Allora, 548, quindi 7-8 qua, vicino a Cottonee, giustamente. Abbiamo Wirlipede, che dobbiamo mettere semplicemente tra Venipede e Scolipede. Abbiamo l'evoluzione completa, gli stadi evolutivi completi. La linea evolutiva completa, anzi. Poi abbiamo Swadron, 541. Allora, 541, quindi esattamente qui. Poi Gotitel, 576. Quindi vai. Tra l'altro, dove è finito il ncatturato Swaddle? Ne aveva catturato un altro, sbaglio. È stato mangiato nell'etere da qualche parte? Boh, non so. Allora, 540, cos'è come hanno detto? 576. Quindi qui, easy. Il nostro Swaddle è sparito. Mica ne aveva catturato un altro. O non lo sto vedendo io. Boh. Non è in squadra, vero? No, il nostro Swaddle non è in squadra. Andiamo a mettere Patrat qui al suo posto. Mettiamo per adesso Snivy qui. Anzi, mettiamolo qui sopra. Tanto Victini non ci sarà per un po' di tempo. È finito. Il nostro Swaddle.
È stato sparato tutto indietro, magari, ma non credo. Gli altri erano andati avanti. Vediamo un po' se è qui dietro. Vediamo un po', vediamo un po'. No, qui non dovrebbe esserci nessuno. Boh, molto strano. Vi ricordate anche voi che ho catturato un Sea Waddle, no? In questa parte? Eppure non c'è. Sembra esserci. Cioè, dovrebbe essere stato qui. Magari l'ho messo in un altro posto sbagliandomi. Ma non credo. Boh, ragazzi, ne catturerò un altro a questo punto. Mi sembra molto strano che non ci sia. Comunque, usciamo da questo box. Eccoci qui. Andiamo a salvare la partita. Ecco fatto. E io quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco Pokémon Fire Rush e di questa parte e di tutti questi Venipede che ci sono in giro. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!